Impossibile, ragazzi. Ciao ragazze e ragazzi, eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo video. Allora, oggi, come ben potete vedere, ho cambiato position, una nuova postazione che è in prova perché mi piaceva. È un po' scomodina, però ditemi voi se vi piace qua sotto, così i prossimi video potrei farli anche qua. In realtà l'ho fatto perché le luci si riflettevano dall'armadio e non riuscivo a metterle oggi. Però, bando alle ciance, ciance alle bande, l'argomento di oggi è, come da titolo, il vostro coming out. Perché, se non lo sapete, ve lo dico io, a giugno c'è stato il Pride Month. Ogni giugno di ogni anno celebriamo appunto il mese Pride, per l'orgoglio un po' omosessualoso. E quest'anno, ahimè, non ci sono stati Pride per la strada, non ci sono state parate, non ci sono state manifestazioni per via appunto del coronavirus. E siccome io ogni anno, o per il Coming Out Day o per il Pride Month, vi faccio un video su tema LGBTQI, quest'anno ho detto: cosa posso fare? E qui arriva Lelo, che mi ha dato la possibilità di creare questo video super bellissimo, in quanto questo video è sponsorizzato da loro. Lelo, che cosa è? È un marchio di benessere pemperempemposo che cerca sempre di aiutare qualsiasi tipo di persone, indipendentemente dalla loro sessualità o dal loro sesso. Lelo è un brand di giochi erotici che appunto mostra il suo sostegno, il suo pieno sostegno a tutta la comunità LGBTQIA+, non solo per il mese del Pride che è giugno, ma per tutto l'anno. Ed è per questo che questo mio video uscirà qua a luglio, perché Lelo e io ovviamente ci teniamo a ricordare che bisogna celebrare noi stessi e quello che siamo non solo un mese all'anno, ma tutto l'anno. Il sito ufficiale di Lelo, per andare a vedere i loro prodotti, per esplorare, no? Il nostro corpo, la nostra sessualità o il nostro piacere, ve lo lascio qua sotto nell'info box e vi raccomando di andarci a fare un giro, perché ci sono delle cosine che possono servire a tante persone e soprattutto ti possono anche incanalare nella direzione giusta per scoprire il proprio corpo, il proprio benessere e quindi poi anche quello che più ci piace e anche quindi la nostra sessualità. Come mai il mese del Pride è giugno? In poche parole, nel 1969, più precisamente a giugno, c'è la nascita dei moti di Stonewall, e cioè una notte del 27 giugno la polizia fece irruzione nel club Stonewall Inn, che era un club frequentato da persone LGBT di New York. Fece irruzione perché erano molto frequenti le retate all'epoca nei club gay, poiché era illegale per un uomo travestirsi da donna. E quindi tutti i presenti dei club venivano identificati e talvolta anche arrestati e anche denunciati per atti osceni, per indecenza o per infrazioni al buon costume, rovinando anche la vita di queste persone. Ma quella sera del 27 giugno c'è stata la prima vera rivolta, in quanto ovviamente le persone erano stanche e quindi delle persone che erano lì presenti presero coraggio, si rivoltarono ai poliziotti e ne derivò la prima vera rivolta, il primo vero moto. E da lì è per quello che ogni anno a giugno c'è proprio tutto il mese Pride, in cui vengono organizzate tutte le varie manifestazioni in tutto il mondo, o quasi. Quindi, ragazzi, veniamo adesso al fine ultimo di questo video. Quando Lelo mi ha contattato e mi ha detto: Cristiano, allora, noi siamo un brand che crede fortemente ai valori LGBT, che vuole appoggiare tutte le persone indistintamente che siano gay, che siano etero, lesbiche, qualsiasi tipo di persona, e vogliamo quindi far vedere anche la nostra presenza, nonostante quest'anno, appunto, per via del coronavirus, i Pride non ci sono stati. Cosa potresti fare? E a me mi è venuta in mente questa splendidissima idea, perché, come vi ho già detto,
Io ogni anno vi faccio un video a tema, no? Tipo c'è stato il coming out con mia madre, tutto il casino che è successo, c'è stato il vlog in cui io ho partecipato per la prima volta al Pride. Quest'anno ho avuto l'idea di fare una reaction ai vostri coming out. Volevo dar voce non solo a me per una volta, ma volevo capire bene o male voi come lo avete passato, come avete fatto coming out, le vostre paure, i vostri dubbi, come i vostri familiari o i vostri amici hanno accettato o no il vostro essere. E quindi io sono andato su Instagram e anche in un video qua passato di YouTube e vi ho chiesto di raccontarmi, sempre in modalità anonima, i vostri coming out, perché oggi voglio piangere un po', cioè spero di no. E quando ho proposto questo argomento a Lelo sono stati super entusiasti, hanno detto sì, bellissimo, è un video veramente bello, bellissima idea, vogliamo far parte anche noi di questo progetto. E quindi, prima di leggere i primi coming out, vi rinnovo l'invito ad andare a vedere il sito di Lelo e andare a vedere il catalogo dei loro sex toys qua sotto, e fatemi sapere magari se comprate anche qualcosa. Io poi vi farò vedere cosa ho preso, ovviamente non in questo video ma in futuro. Ciao, ho 20 anni e ti voglio raccontare il coming out con mio padre. Premessa: mia madre lo scopre a gennaio di quest'anno, a mio padre decido di dirlo il giorno prima dell'inizio della fase 2. Ah, oh mamma, perché il giorno dopo ovviamente sarei andato dal mio congiunto e mi serviva la macchina di papà, quindi era necessario dirlo. Bricconcello. Vado in bagno, mi lavo le mani e la faccia, non so perché, e poi mi dirigo in sala. Trovo mio padre sdraiato sul divano a guardare un film. Gli picchio nel piede e dico: papà, sono fidanzato con un ragazzo. Lui risponde con un secco ok. Ah, tutto qui. A quel punto io faccio un salto altissimo e corro in camera mia a dirlo al mio fidanzato e alla mia amica e ad altre persone che non ricordo. Qualche settimana dopo scopro che a mio padre ha dato fastidio il fatto che io ero felice dopo averglielo detto. Come mai? Lui non ha reagito male o mi ha cacciato di casa, semplicemente si aspettava una cosa diversa. In realtà non so neanche io come avrebbe voluto saperlo. Sta di fatto che da quel giorno mi sento libero, forte e felice. Grazie per farmi sorridere con ogni tuo video. Buona giornata. Buona giornata anche a te. Adoro. Allora, evidentemente, boh, c'è rimasto tipo un po' spiazzato, secondo me, che così dal nulla tu gli abbia detto: papà, io sono fidanzato con un maschio. E tra le altre cose, non penso che ci sia rimasto male del fatto che sei andato via felice, no? Però magari ci voleva un po' di tempo, ma sono veramente, veramente contento che questo coming out sia andato a buon fine. Adoro. Bellissima famiglia. Andiamo avanti. Ciao Issima, ti seguo da tempo. Come detto oggi nel video, ti parlerò del mio coming out. Allora, io l'avevo già capito ormai da 3 anni, perché ho avuto un'esperienza con un ragazzo. Questa cosa ne parleremo poi. All'inizio l'ho detto ai miei amici, mi hanno accettato e devo dire che sono rimasti gli stessi di prima, anzi trattandomi anche meglio. E sono felice di questo. Per quanto riguarda i miei genitori, devo dire che è stato molto più difficile, credo tu possa capirmi. Infatti, prima di dirglielo, ci ho messo un bel po'. Sono andato da uno psicologo che mi ha aiutato con i miei, però purtroppo, per via della mia timidezza, ahimè, ho perso un anno di scuola. Mi dispiace. Alla fine devo dire che col senno di poi mi sono sentito più libero e riesco ad esternare al meglio ciò che provo senza avere paura e senza chiudermi in me stesso. Grazie mille, spero che tu legga questo messaggio. PS, salutami Diego. Non ho capito come tu sia riuscito ovviamente a dirlo poi ai tuoi genitori, ma se mi hai scritto questo messaggio e non mi hai scritto che evidentemente è andata male o ti hanno trattato male, significa che è andato tutto bene per il meglio, e quindi sono contentissimo anche per te. Il mio coming out è avvenuto il 22 aprile 2020. OMG! Adesso praticamente, con mio fratello. Noi siamo gemelli, 15 anni, oddio, quindi lo sapeva di già sicuramente.
Io ho capito di essere gay da un sacco di tempo, ma ovviamente non mi accettavo pienamente, avevo paura. Fortunatamente siamo nati in una famiglia d'oro, con genitori aperti mentalmente, che non gliene frega niente della sessualità. Comunque mio fratello si stava facendo la vasca, mi ha detto: ma a te chi ti piace? Hai una ragazza che ti attira? Ste cose qua. Ma ovviamente ero in difficoltà, quindi gli ho detto che c'è una a cui sono interessato e che mi piace da un po', dicendogli però che non gli avrei mai detto chi fosse. Io e lui siamo praticamente la stessa persona, stessi amici, stessa scuola, e quando siamo gemelli penso che sia normale. Lui ha incominciato a lamentarsi perché lui mi dice sempre a chi è interessato e io non parlo mai di queste cose, quindi ha incominciato a mettermi alle strette, costringendomi a rivelare la persona che mi piace, che è un nostro compagno tra l'altro. Quindi mi sono preso coraggio e ho deciso di fare il mio coming out. Gli ho detto: ti do un indizio sulla persona che mi piace, e avevo preparato un'immagine di un arcobaleno, pensando che lui capisse che si riferisse al Pride, convinto pure del fatto che lui sapesse che io fossi gay, perché comunque sono un po' effeminato e vesto con vestiti un po' femminili. Vabbè, ma quello non è importante e non conta, ci sono tantissimi etero che sono un po' tipo noi. Dopo che gli faccio vedere l'immagine era confuso, ha incominciato a dire nomi di ragazze che c'entrano con i colori. Io mi sto immaginando la scena, lui che fa: bianca, viola, azzurra, e te: no, ma perché non capisci? Perché te lo devo dire io? Perché? Perché? Adoro. E lui non ci arrivava, non capiva che mi riferissi al Pride, quindi ho dovuto dirgli che c'era una bandiera di questi colori. E lui, silenzio, dopo un po' urla: il Pride, sei gay? E io annuì, dicendogli che appunto lo sapevo da un sacco di tempo, adoro, e che mi piaceva un nostro compagno di classe. Lui era sconvolto, non se lo aspettava, gli avevo distrutto le sue certezze. Però c'è una risata. Dopo questo avvenimento abbiamo parlato meglio per fargli capire più cose di me. La prima settimana fu un po' strana, c'era un disagio continuo. Ora, quasi 3 mesi dopo l'accaduto, è tutto come prima. Alla fine io sono sempre io, solo che ora lui sa una cosa in più di me. Quindi ora viviamo in modo più normale del solito, senza barriere. Adoro, 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 adoro. Ora però devo decidermi di dirlo alla mia migliore amica e al mio migliore amico, che ci conosciamo da un sacco di tempo, con lei 5 anni e con lui 10. Siamo cresciuti insieme praticamente e non so quando dirlo ai miei genitori, perché loro hanno già vissuto un coming out in famiglia con mia sorella, poiché noi siamo due fratelli e due sorelle. Due fratelli e due sorelle. Adoro. E quella di 30 anni ha fatto coming out con mio padre a 18 e quindi sono insicuro a dirlo. Comunque questo è il mio coming out con mio fratello. Io adoro, che bello leggere queste cose che vanno a buon fine. Allora, io i consigli ovviamente non vorrei darli oggi, perché oggi vorrei solo reagire, no, ai vostri coming out, sperando che siano tutti così. Praticamente però te hai già sciolto il ghiaccio, ok? Dicendolo già a tuo fratello e sapendo comunque che c'è anche un coming out passato già preso bene, dovresti avere la via spianata. Quindi non lo so, però l'importante è che praticamente non ti metta fretta da solo, ok? Non c'è un tempo massimo per cui dire queste cose alla famiglia o agli amici. Quando te la sentirai, quando ci sarà l'occasione giusta, o anche magari boh, il giorno in cui ti sveglierai e dirai: non ne posso più, glielo devo dire, te lo sentirai dentro e lo farai, e io sono super super contento per te e adoro. Ciao Cri! Praticamente c'era questa mia amica che un giorno se ne viene su WhatsApp mandandomi un messaggio dove si dichiarava. Adoro. Io sconvolto, non sapevo cosa dire, e appena gli ho detto di essere gay ci è rimasta malissimo. Però adesso siamo ancora più uniti di prima. Allora, se ho capito bene, questa tua amica si è dichiarata con te, nel senso che ti ha mandato un messaggio in cui ti scriveva che ti amava, tra virgolette, o era innamorata di te, o provava qualcosa per te. La conosco bene questa sensazione, è successo anche a me in passato quando ero adolescente, in cui ci sono state delle mie amiche, in realtà due, che io vedevo con i loro atteggiamenti che erano molto morbose, molto attaccate a me, ma non un attaccamento di amicizia, un attaccamento
atteggiamento un po' così, no? Sapete quando abbiamo gli occhi dell'amore, che guardiamo con gli occhi a cuoricino, no? Che non vediamo l'ora di limonare chi abbiamo davanti, però non possiamo. Ho avuto anch'io questa cosa, ho avuto anch'io la tua stessa reazione, quindi rispondendo, amore, forse è arrivato il momento di dirti una cosa, non ci potrà essere mai niente tra noi perché io sono un po' gay. Loro ci sono rimaste male, ovviamente, e poi siamo rimasti amici. Però io penso che in questo caso per loro sia molto difficile andare oltre questo fatto, e non so se aiuta oppure no il pensiero di essere innamorato di una persona che non potrai mai avere. Boh, magari possono dire vabbè, almeno non è colpa mia, no? Perché gli piace un'altra cosa e tutto quanto, e si metteranno l'anima in pace. Però se c'è qualche persona, ragazza o ragazzo etero, che ha avuto questa esperienza di essere innamorata o di provare qualcosa per il suo migliore amico gay, ce lo faccia sapere qua sotto tramite commento come hanno fatto a superare questo scoglio insormontabile. Ciaoissima, sono una ragazza lesbica di 25 anni. Dopo 2 anni, durante i quali ho finalmente preso consapevolezza di chi sono, ho fatto coming out con la mia famiglia il 24 marzo durante la quarantena. Questa quarantena è stata uno spiccino, ragazzi, adoro, che bello. Quella che può sembrare una missione suicida in realtà è stata una reazione alla difficile situazione che stavamo passando. Ho iniziato a pensare che non sarei più riuscita a sopportare il peso della menzogna e che in quel momento, in cui per fortuna stavamo tutti bene, dovevo dimostrare a me stessa di riuscire a rimanere padrona delle mie giornate. Brava, hai ragione, hai proprio perfettamente ragione, hai ragione, bravissima. So che non sarei riuscita a lasciarmi andare se avessi continuato a tramare di nascosto. I miei amici più stretti mi sono stati vicini. Ho scritto una lettera e dopo varie prove di posizionamento l'ho lasciata sotto il lenzuolo del letto dei miei genitori. Per le successive 6 ore ho giocato a quiz duello con una mia amica che non ha mai smesso di sostenermi. Ho sentito i miei salire le scale per andare in camera da letto. È inutile dire che non ho chiuso occhio per tutta la notte. Verso le 2 di notte ovviamente dovevo andare in bagno ed ho subito notato che mio papà aveva la TV ancora accesa. Il panico. Pensavo si fossero agitati e che non riuscissero a dormire. Tornata in camera, ho sperato per un momento di morire nel sonno. Scherzo, ovviamente. La mattina sono andata in camera loro e ho subito pensato che avessero dormito sulla lettera. Immagina la mia disperazione. Eh sì, perché, cioè, di solito io mi sarei aspettato tipo i genitori o uno dei due, toc 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 toc, che bussano nella tua camera per parlare, però non lo so. Al che ho esordito con: preparo le valigie? Ti capisco. Presa dal panico, non avevo niente di meglio da dire. In quel momento mio papà si gira e scoppia a ridere dicendomi: guarda che a noi non ce ne frega niente. E mia mamma dice: la mamma e il papà ci vedono lungo, lo avevamo già capito, amore. Niente, questa è la storia del mio coming out più bello. Sono stata fortunata, ne sono consapevole. La surrealità del periodo però ha sicuramente aiutato tutti a dare il giusto peso alle cose. Sulla scia dell'entusiasmo ho pubblicato la lettera su Facebook. Volevo definitivamente oltrepassare tutta la sofferenza degli anni passati mettendo la parola fine. Brava. Qui è successa l'unica cosa che non mi sarei mai aspettata. Che è successo? In quanto una delle amiche che più mi avevano sostenuto ha deciso di spararmi in faccia, per messaggio ovviamente, una serie di cattiverie della serie: ma perché metti i cavoli tuoi su Facebook? Vuoi uscire e obbligare gli altri ad accettarti? Ma che amica è questa? O se non ci fossi stata io ci avresti messo 10 anni forse? E te io dovevi rispondere: 10 anni o 20 anni non sono affari tua, questa è una cosa mia personale, io faccio quello che voglio. E niente, qui è stata dura, ma finalmente mi sono sentita sincera, forte, e dopo anni difficili, il solo fatto che quello che sentivo aveva finalmente un nome mi ha permesso di sentirmi parte di qualcosa di importante che nessuno oggi ha il diritto di sminuire. Questo è uno degli obiettivi principali perché ho voluto fare questo video, per far capire che dopo molte volte, e come ho letto fino ad ora, fino a questo momento è sempre successo, sia che vada bene sia che vada male, una volta che urli, dici ad alta voce quello che pensi di essere,
Veramente c'è una sensazione di rinascita, veramente hai una sensazione di libertà, di forza, no? Che potresti distruggere il mondo, che potresti fare qualsiasi cosa perché ti senti una persona nuova, ti senti finalmente quella corazza che hai portato per tantissimi anni andare via dal tuo corpo e ti senti liberissimo, libero di vivere la tua vita. E spero che questo video, ovviamente, possa aiutare qualcuno ad avere coraggio e prendere coscienza di sé, e per questo ne riapprofitto per ringraziare ulteriormente Lelo, che come ben sapete è un marchio di benessere pempuale che cerca sempre di aiutare ed educare tutti indipendentemente dalla loro sessualità o dal loro orientamento. Continuiamo. Il mio coming out non è stato proprio facile. Diciamo che ho fatto coming out con me stessa e contemporaneamente l'ho fatto con mia madre. Ti spiego. Sempre pensata etero fino al mio 25esimo compleanno. 2 giorni dopo il compleanno mi sono baciata con quella che pensavo fosse solo un'amica. Amica tra virgolette, con la quale sono tuttora fidanzata dopo 2 anni. Adoro! Presa dal panico del momento, andai dalla mia confidente di sempre, ovvero mia mamma. Pensavo che almeno lei potesse prendere in considerazione l'ipotesi che io potessi essere realmente innamorata di una ragazza, o che quantomeno avremmo potuto parlarne e venirne a capo insieme. Avevo bisogno di una guida, perché onestamente io ero partita per la ragazza in questione, ma ero comunque terrorizzata. E ci credo! Solo noi possiamo sapere la prima volta che ci rendiamo conto di provare qualcosa per una persona del nostro stesso sesso. La prima volta non si scorda mai, una paura che non so nemmeno spiegare, e infatti ti capisco. E nulla, mia madre, sempre stata pro comunità LGBTQ, mi disse che la mia era una bambinata, che non era possibile che mi fossi innamorata, che mi dovevo scordare assolutamente questa ragazza. Di solito lo fanno così, tipo quando succede agli altri, adoro, bello, viva l'amore, love is love. Poi quando succede in famiglia è un po' diverso. Probabilmente questa chiusura da parte di mia madre mi fece capire che ero realmente innamorata, perché più mi convinceva a lasciar perdere tutto, ad allontanarmi, più dentro di me sentivo che la cosa era sbagliata, che io volevo tutto il contrario. Sta di fatto che ad oggi io sono fidanzata, come detto, da 2 anni, mentre mia madre mi manda ancora messaggi del tipo ti stai rovinando la vita. Oh, brutto. Mi hai mentito per 25 anni, ti fai plagiare la mente. In casa e in famiglia non posso assolutamente parlare della mia relazione, che reputo la più seria che io abbia mai avuto. PS, mio padre, al primo sentore di una storia simile, mi disse: se fosse vero ti butto fuori di casa. L'unico che l'ha presa bene fu mio fratello, fortunatamente un piccolo appoggio. Non mi aspettavo la fine così, sinceramente. Io, allora, come ben sapete, ovviamente sono un po' in difficoltà perché capisco molto bene quest'ultima parte che vi ho letto di questa ragazza. Allora, se voglio guardare il lato positivo, difficile, guarda, mi sono venuti anche i brividi perché è una cosa un po' seria, diciamo. Il lato positivo, diciamo che hai una persona accanto che ti ama, hai trovato l'amore finalmente, e un fratello che ti appoggia. Per quanto riguarda i genitori, allora, se abiti ancora con loro, io non do consigli, ovviamente, perché magari se poi una persona decide di seguire il mio consiglio e poi è sbagliato, insomma, mi sentirei troppo in colpa. Però quello che farei io, cosa che ho fatto poi, è appena puoi, se lavori, non lo so, o hai dei progetti e abiti soprattutto insieme ancora ai tuoi genitori, vai via di casa il prima possibile, vai a abitare da sola, possibilmente anche con la tua fidanzata, non lo so. Però vivere costantemente, giorno dopo giorno, questa situazione con i genitori, che sono comunque delle persone importanti, no? Se non dovrebbero essere le più importanti della tua vita, che ti remano contro e ti dicono queste cattiverie, soprattutto, non è molto salutare e non fa bene a se stessi. Quindi se il dialogo non c'è, il dialogo non verrà e loro non cambiano idea, andare via, andare via. Le persone non cattive, ma negative, vanno escluse dalla propria vita, perché sennò
non viviamo bene e io ti sono vicino, sappilo. È dura, ragazzi, eh. Le prime persone a cui l'ho detto sono stati i miei amici che si sono rivelati peggio di come pensavo. Aridagli. Immagina una ragazzina di 14 anni che si vede queste persone svanire nell'oblio. Orribile. Super orribile, nessuno dovrebbe mai passare una cosa del genere. Sono stata per mesi molto giù e mia mamma aveva capito che qualcosa non andava. Mia mamma e i familiari si sono rivelati la mia salvezza, meno male. Ti voglio bene, nonna, e spero che sarai orgogliosa di me. Dall'assù. Amore. Sono sicurissimo che tua nonna sarà super orgogliosa di te. Oh, scusatemi. Lo sapevo. È impossibile, ragazzi. Sono sicurissimo che tua nonna sarà super orgogliosa di te, come lo sono io, come lo saranno tutte le persone che guarderanno questo video. Per i tuoi amici a me dispiace ovviamente, ma meglio perderli, gente così. È vero che avevi 14 anni e penso sia stato molto dura questa cosa. Però, guarda il lato positivo, hai avuto una famiglia super unita che ti ha aiutato, che ti sta aiutando e soprattutto adesso sei libera. Oh, scusate, ma io non lo so, quando leggo le nonne muoio. Continua questa ragazza dicendo però, non voglio spaventare chi leggerà e voglio dire una cosa, le esperienze negative capitano nella vita, noi dobbiamo rialzarci ed essere resilienti, non facciamoci tarpare le ali a causa di persone che non tengono a noi, vogliamoci bene e spicchiamo il volo. Bravissima, non potevi usare parole migliori, bravissima. Allora, mi riprendo un attimino, ragazzi, ok. Prossimo coming out. Ciao Isma, partiamo dal fatto che io ti amo e ti adoro e mi piacerebbe molto essere nel tuo video. E lo sarai, amore. Allora, il mio coming out è stato un po' strano. La prima persona con cui l'ho fatto è stata mia zia, quando mi fidanzai con il mio primissimo fidanzato, ragazzo. Lei all'inizio è stata un po' titubante, non capiva bene cosa le volessi dire. Poi mi ha abbracciato e mi disse che non c'era nessun problema per lei e che rimanevo comunque il suo nipote preferito. Non si dice mai questa cosa. Qualche mese dopo, di preciso il 15 luglio del 2014, decisi di prendere coraggio ed affrontare la mia famiglia. Iniziai da mia mamma scrivendogli un mezzo papiro dove raccontavo tutto. Alla fine lei si mise a piangere e come ultima cosa mi disse: se va di moda così. È una cosa che ha detto anche mia madre all'inizio. Io rimasi un po' sotto shock, ma capii che l'aveva presa, diciamo, bene. L'ostacolo più grande che ancora devo superare è mio babbo, un po' di mentalità chiusa. Alla fine di tutto, io la situazione la sto vivendo bene, senza grandi problemi. Penso che ormai in famiglia tutti l'abbiano capito, come si suol dire, chi tace acconsente. Grazie mille di questa bellissima opportunità che ci dai per esprimerci. Ah, innanzitutto prego, prego 2000, che grazie mille. È un video molto carino, mi hanno dato la possibilità di farlo, io ho pensato a questa idea e sono ancora sempre più fiero di aver scelto di fare questo video perché sto leggendo certe cose che vi amo. Allora, il fatto del se va di moda così, vedrai che è una moda che passa, ma adesso tutti lo fate per moda, non è una cosa nuova perché è successo anche a me. Voi sapete tutta la storia, no? Con mia madre, tutto quello che è successo, ve l'ho già parlato, tutto quello che è stato. E sapete anche, se mi seguite da anni, che moltissimi anni fa io avevo fatto un video in cui vi leggevo una lettera che mi scrisse mia madre appena scoprì di questa cosa, insomma. E in questa lettera c'era scritto anche questa frase: vedrai che è una moda, vedrai che passerà, prova ad andare con delle ragazze perché è una cosa che fate tutti adesso. Io penso che non sia detta questa frase per cattiveria, ma semplicemente per ignoranza o anche magari per cercare di esorcizzare un po' il fatto, perché da quanto ho capito, scusate,
Perché da quanto ho capito, dai coming out che ho letto, anche quelli che ho letto poi in privato, la paura più grande dei genitori che accettano il figlio o la figlia è come verrà visto dalla società e magari i vari problemi che riscontrerà il proprio figlio per questa particolarità. E quindi io penso che loro si autoconvincano del fatto che essere gay o essere lesbico, bisessuali o qualsiasi altra cosa sia solo una moda per cercare di trasgredire. E quindi loro, autoconvincendosi del fatto che è una moda e che lo facciamo apposta, si autoconvincono che non è vero e che quindi non ci saranno problemi, no, nella nostra vita. Io voglio sperare che sia solo per quello, o almeno è quello che mi hanno portato a pensare in questi anni, le persone che mi hanno sempre detto è una moda, poi vabbè, lasciamo perdere mia madre, che lasciamo perdere, però sono contento però che tutti sia aperto con me e con noi. Allora ragazzi, mi avete i messaggi arrivati sono ancora tantissimi. Ovviamente per questioni di tempo, che non posso fare un video lungo un'ora, non posso leggerli, però magari potrei fare anche una parte numero 2, se volete me lo scrivete qua sotto tramite commento, io la farò. Mi sono veramente divertito, mi sono veramente emozionato, mi è anche dispiaciuto in alcuni tratti. E perché, ragazzi, io ci tengo e ci ho tenuto molto a fare questo video? Innanzitutto per ribadire il fatto, insieme a Lelo, ovviamente, che ognuno di noi deve essere libero di vivere la propria vita, la propria sessualità come meglio vuole, senza pregiudizi, senza limitazioni, senza aver paura degli altri. E quindi, secondo me, almeno io, per quanto riguarda la mia, vita, no? Il mio vissuto, il coming out è stata la prima parte, per me per liberarmi e per iniziare ad avere piena coscienza di me stesso e di tutto quello che concerne adesso la mia vita e di come sono diventato. E quindi spero che con questo video, abbia dato o darò in futuro una piccola mano, una piccola, goccia di coraggio in più, di infondere magari anche una piccola goccia di fiducia alle persone che mi seguono e che magari ancora oggi hanno paura o non sanno bene chi sono, no? E io vi garantisco che prima o poi tutti impareremo a conoscerci per quello che siamo e soprattutto impareremo anche ad accettarsi ed accettare gli altri. E mi ricordo sempre la prima volta che ho detto a qualcuno che io ero gay, la sensazione di libertà e di leggerezza, come vi ho ripetuto, come vi ho detto poc'anzi, è una sensazione indescrivibile. Da lì, dalla prima volta che io ho detto ad alta voce sono gay, è da lì che ho iniziato a vivere veramente per quello che sono. E quindi sapere che anche voi, chi mi ha scritto, nonostante qualcuno abbia avuto esperienze negative tipo la mia, si è comunque sentito super libero e non si è pentito assolutamente di quello che ha fatto, mi rende super, super, super orgoglioso di voi. E anche un po' di me stesso, anche se non ho fatto niente in realtà. E ovviamente concludo il video dicendovi che se per aiutarvi a conoscere, ad esplorare il vostro corpo, avete bisogno di una mano in più, c'è Lelo, lo sponsor di oggi! Vi ricordo il link del loro sito qua sotto, anche perché, ragazzi, i giocattoli aiutano veramente a conoscere il nostro corpo, le nostre sensazioni, quello che ci piace, quello che non ci piace. E viene da sé poi che imparando queste cose che sembrano elementari ma non lo sono, riusciamo anche a conoscere meglio noi stessi, no? Io non è ovviamente un segreto, me lo hanno regalato anche per il mio compleanno l'anno scorso e vi ho fatto anche un video, quindi io vi consiglio di fare un salto, anche solo per vedere un po' quello che c'è sul sito di Lelo e magari se siete curiosi potete anche acquistare qualcosa e poi potete
potete esplorare nuovi orizzonti, perché si apre veramente un mondo, ragazzi. Io qui non sto facendo la televendita perché io ce li ho, e quindi si apre veramente un mondo. E poi non, cioè, possiamo anche non usarlo, da soli, ma anche in compagnia con il proprio partner. Vabbè, quello che ci potete fare con i giochi di Lelo sono affari vostri. Fatto sta che comunque, link qua sotto nell'info box, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video. A me è piaciuto tantissimo, e se volete una parte numero 2, fatemi sapere anche nel caso in cui andate a acquistare qualche gioco di Lelo come vi ci trovate, ovviamente, perché tanto ormai non ci sono più barriere. Se io vi ho parlato praticamente di tutta la mia vita, perché voi non mi potete parlare di queste cose? Non lo so, vi aspetto in direct su Instagram. Iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto e mettete like a questo video. Super Pride! Adoro, adoro, adoro. E niente, noi ci vediamo domani al prossimo video. Grazie ancora Lelo, grazie per questa super super opportunità. Adoro anche te. Ciao!